Bentrovati, palla avvelenata, gara 2 dei quarti di finale. Ciao Brogio, ti vedo in formissima. Ciao Zorro, ciao Leo. Un Leo sorridente che non c'ha subito, guarda, con gli occhi azzurri, felice. No, io lucidi. Sono veramente incredulo del fatto che siamo ancora in onda, come si diceva un tempo. Avevo previsto la chiusura dopo l'ultima puntata, ma invece voi siete più potenti di quanto io osassi immaginare. Vi faccio i miei complimenti e concedetemi però, è vero, vai, di avviare questa puntata, siamo nel pieno dei playoff. Dimmi, con caro, un saluto a una santa donna che è riapparsa nei palazzi dello sport dopo quasi 2 anni di esilio. Bentornata. È tornata da Sant'Elena Katia Pedrini, si è napoleonicamente presentata al palazzo dello sport di Modena per la partita 2, gara 2 tra i gialli e Trento, e ha potuto prendere atto una volta di più della genialata fatta a suo tempo cedendo la via a Trento. E io propongo, vai, il nome Brogio, non ridere troppo, il nome di Katia Pedrini. Io vorrei partire dal premio il rododendro, se voi siete d'accordo. Tu vai col rododendro. Vai. Tu vai col, allora, rododendro. Io per il rododendro ho un candidato preceduto da una canzone che vinse a Sanremo, che vorrei che il DJ Zorro ci facesse sentire. 3, 2, 1. Si può dare di più perché dentro. Ecco, bravo Zorro! Io do il rododendro a Guanto Regna. Le mani sui divani, non Cianzani, gioco Osmani, perché Modena è arrivata lì per garantirsi almeno gara 4. E invece poi lo scarto la via insieme a Michele. Quindi io darei il rododendro a Osmani Guantorini. Anch'io stavo in Emilia, mi ero scritto l'amaro vicinale Giuliani, che è stato veramente a un passo, però anche Guantorena è un pochino arrosicato. Allora io mi sposto un attimino, non tanto perché quello che a cui do il premio sia uno che rode, anzi una persona, è proprio una persona dolce, aperta, ma in questi giorni ha dichiarato ci siamo sciolti, letterale, ci siamo sciolti come neve al sole, adesso siamo con le spalle al muro, si vedrà chi è uomo e chi no. Chi dice questa cosa è Simone Anzani, che di solito è sempre buono, tranquillo, disponibile, si vede che è molto, 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 molto seccato. Di quindi questo, tu vuoi fare un ex aequo tra Osmani, io e propongo Anzani sulle mani dai divani. Parola leggera. Non ci avevo pensato. Allora, passiamo. Voleva arrivare lì, lui voleva arrivare non lì. Non ci avevo pensato. Zorro è il nostro, come posso dire, intellettuale di riferimento. No, e andiamo ora al premio intitolato all'uomo che fece di Zorro un campione del mondo, vale a dire Lel Velasco. E io anche qui avrei scelto, è vero, un brevissimo brano musicale per introdurre il mio candidato. Fammi sentire Zorro. Ti rilascerò, cervo a primavera. Oppure diverrò. Bravo, bravo Zorro. Allora, io do Lel Velasco al nano Anastasi, che sta rinascendo come un cervo a primavera. Ha battuto Piazza in gara 2. Piazza ha tirato dei boccoloni clamorosi che sono stati assentiti anche in Brianza e in Valtellina. Ma non possiamo non dare Lel Velasco alla vittima, la vittima già designata della Zorro. In forma, nano Anastasi. Zorro, dai. Allora, anch'io sto con nano Anastasi. Tra l'altro, siccome quando Leo mi chiama per scegliere canzoni, io poi ascolto con attenzione il testo. Ragazzi, io vi invito a riascoltare il pezzo Rinascerò cervo primavera, perché non è una cosa semplice, è un testo carico di grandi significati legati. Chi l'ha scritto? Chi l'ha scritto? Aia, l'ha cantato. L'ha scritto il mio coetaneo, grande amico Mogol, che quando vergò questi versi pensava già al nano Anastasi
destinato a rinascere cervo a primavera, ma anche gabbiano da scogliera. Mi hai convinto anche a me, l'avevo dato ad Eccheli, ma lo do al nano Anastasio. Dobbiamo darlo al nano, a Eccheli brevissimo, ma al nano. E invece, Brogio, tu a chi assegni il Godden? Ah, io c'ho 25 anni, mai giocato in Superlega, si presenta nel tempio del volley pieno in gara 2, scudetto, vince, secondo me, Alessandro Acquarone, il palleggiatore di Trento, secondo me, è uscito con la doppio godimento. Zorro. Allora, io Acqua, soprannome che adoro, che Sbertoli ci ha detto, cioè, uno che si chiama Acquarone e soprannominato Acqua, io lo trovo acqua di una banalità. Però Zorro, Acqua è bello, però Acqua è bello, Leo, Acqua è bello. Come, quanti altri... è come se uno si chiama Topolino, vabbè, e lo chiamano Topo. Ascolta, e tu dici che bel nomignolo, ma scusa, tu sei un bel fenomeno. Dimmi un altro sportivo nella storia mondiale Acquarone, di tutti gli sport, no, che ha un altro soprannome come Acqua. Pensa al concetto di acqua, è bellissimo. A lui acqua, acqua, passami la palla. Al di là che è una Zorro. Dimmi, caro. No, Brogio, sarai d'accordo con me. Zorro deve avere aumentato il consumo di funghi allucinogeni. Ma cosa stai dicendo? Ma io, che c'è Acquarone, acqua. Comunque, sono d'accordo con voi. Acqua, detto anche Acquarone, è meritatamente vincitore del Godo dentro della settimana. Bravissimi! E detto questo, però, scusate, vorrei proporre la mia candidatura per il The Donald. Sì. The Donald, io questa volta ho fatto un lungo viaggio, mi sono spostato idealmente là, tra le maracas della anima latina, America Latina. Zorro, fammi sentire lo stacco per il Donald. Non possiamo non darlo a Cacciopa. Bravo. Oh, lo dico per Zorro, tu sai che all'anagrafe questo palleggiatore di Monte si chiama Capocione, e però siccome sono belli i nomignoli, come dici tu, lo chiamano tutti Cacciopa. Palleggiatore di Monza, straordinario, a un passo dalla semifinale, 2-0 sulla Lube. Brogio, di qualcosa tu che palleggiavi. Leo, hai dato un premio a un palleggiatore. Finalmente. Quindi senti, io l'avevo dato, ero rimasto in quella zona del mondo caraibe. L'avevo dato a Simon perché 9 muri ne aveva dati il gigante cubano. Però come faccio a non essere d'accordo a te, a un palleggiatore, Cacciopa. Caro Leo e caro Brogio, ci mancherebbe Cacciopa Fernando Kreling, qui c'è grande invenzione. Cacciopone. Siccome, come tu hai detto, io ho aumentato le dosi di allucinogeni, direi di sì. Con molta lentezza ho pensato, ma qual è una canzone che potremmo usare con dei significati speciali? Allora, se noi, cosa che non accadrà, potremmo andare avanti. Leo, non fare così, guardami un attimo, guarda. Se questa potesse andare avanti, cosa che non accadrà. C'è un premio che potremmo qualche volta assegnare quando capita, che io ti presento con una canzone che tu conoscerai perfettamente ma che non conosci. Sei pronto? Senti. Vai. Capita ogni giorno quello che è successo a noi. Bisogna saper perdere. Zorro, tu sai chi cantò a Sanremo questo pezzo? Nel 67 Lucio Dalla, presentato da Mike Bongiorno. Ma insieme a chi? Perché allora si cantava in coppia? Con un gruppo di inglesi. I Rox, Michel Shapiro, e io facevo parte della band. Ero lì al basso e se andate a cercare il video mi apprezzerete. Bisogna saper perdere, erano anche quelli di Ma che colpa abbiamo noi, che è quello che Anastasi dice sempre a Risto Zlatano quando Zlatano va lì e gli dice ma qui ma che roba che basta. Adesso voi pensate a chi lo dai, quindi? Allora, Milano, Zorro, non abbiamo capito una mazza. No, per me Milano, che ha preso una legnata, ma a fine partita le dichiarazioni di Matteo Piano e anche di Vitelli erano comunque tranquille, quindi questi sanno come perdere, cose che non sempre accadono. Sarebbe questo, scusa Zorro, un'alternativa al premio La Carlona? No, La Carlona è chi fa delle stupidate ed è un premio di squadra. In questo caso il fatto che c'è anche una sigla, la sigla è questa, Non puoi sempre vincere.
Beh, apprezzo il pensiero. Bravo. Quindi ogni posso tanto dire una cosa adesso, Brogio? Oh, un attimo. Può accadere ogni tanto, non sempre, che una squadra che ha perso ha reagito bene e si merita il premio, non sempre si può vincere. Oh. Vabbè, allora Zorro, io vorrei solo segnalare a chi ci segue che la scala che hai alle spalle è quella che porta al ripostiglio dove tu tieni nascosta la tua dose di funghi allucinogeni. Perché oggi veramente sei in uno stato, non so nemmeno come definirlo, post-onirico. Però voi adesso pensate alla Carlone, sì, che io ho il momento letterario. Attenzione, perché qui siamo veramente proprio sull'attualità stretta. E l'opera magistrale di Fefè De Giorgi, 125 milioni di cazzate più una, quella che farò a Parigi. E il capitolo, il paragrafo di oggi da pagina 216 è il seguente. Era un lunedì qualunque, o meglio, pensai fosse un lunedì qualunque, ma squillò il cellulare mentre io stavo all'ombra di un trullo di albero bello e una voce femminile mi disse: Fefè, io ho bisogno di dare una svolta definitiva qui tra campo largo, campo giusto, non ci capisco più una mazza, che ne diresti di candidarti come premier per il campo larghissimo? Era Elly Schlein, alla quale ho proposto di riflettere sulla cosa subito dopo il mio trionfo nella Ville Lumière. E con questa, ragazzi, è veramente legata agli eventi, la crona, è tutto. A chi date la Carlona? Zorro, a chi la dai tu? Come fai a non darla alla Lube in questo caso? Aspetta che devo spegnere un po' di lì. Come fai a non darla alla Lube? Dai, è proprio... è un 2-0 con Monza, tanto giocando anche Malotto, quindi insomma mi pare proprio che ha tutte le caratteristiche per assegnare la Carlona in modo meritato alla Lube. Anch'io lo do alla Lube. Non dimentichiamoci però alcuni set disastrosi giocati da Trento, perché ha perso a 25-15 il terzo set a Modena, ma anche da Verona, che ha perso il terzo e il quarto a 16-15. Quindi allora io propongo, voto anch'io Lube, sì, però vorrei... No, lo teniamo per il finale, sì, quell'omaggio al giovane viandante bulgaro che è sulla panchina di Romeo e Giulietta e che è stato bastonato da Lorenzetti. Lorenzetti è il prossimo al licenziamento, lo sapete, ve lo dico così, Perugia vince lo scudetto, adesso io, Lorenzetti licenziato, ma vince il campionato. Allora, ci rimane il premio Gobbi. Dedichiamo sempre a una figura che contribuisca giornalisticamente, letterariamente, a quelle che sono le magnifiche progressive sorti della pallavolo italiana. E purtroppo la notizia è questa, io non ci posso credere, ma anche Pasquale Gravina, con questa sua opera che abbiamo già presentato, è candidato al premio Bancarella. Allora voi ditemi, per quale ragione stanno pensando di chiudere tutte le librerie e le bancarelle in Italia? Perché poi vengono candidati Gravina, Ghiretti, ma veramente qui non se ne può più, è la morte della cultura, della letteratura. Mala tempora corrunt. Ma detto questo, io vorrei come sigla finale, Zorro. Dimmi, pronto. Disco di rado. E vengo ancora meno. Esco di rado e parlo ancora meno. È un po' dura, erano questi giorni. Leo, grazie mille. Ci vediamo dopo gara 3, forse. Ciao, belli. Alla prossima. La vita è un viaggio lento, ragazza mia. Né destra né sinistra. Lazzaro si sveglia tutti i giorni. Hey.